ministro agli affari regionali Maria Stella Gelmini, ruolo di Alice fondamentale anche nel rapporto con il governo per il supporto agli ITS e alla formazione. I progetti del PNRR, insomma, c'è un punto chiave fondamentale nel rapporto tra Stato centrale e periferico. È preoccupato di questa fase? No, diciamo che il lavoro sta procedendo bene all'interno della conferenza unificata dove sono presenti regioni, province e comuni. La governance del PNRR è stata pensata per il massimo coinvolgimento dei diversi livelli di governo. Sappiamo che per mettere a terra i 230 miliardi è indispensabile la leale collaborazione con regioni, province e comuni e stiamo lavorando in questa direzione. Il PNRR ci deve consegnare un paese più innovativo, un paese più sostenibile, un paese con una maggiore inclusività. E quindi le trasversalità, penso al tema del divario nord-sud, ma anche al tema dell'occupazione femminile e giovanile, sono al centro del lavoro del governo e devo dire che insomma siamo abbastanza ottimisti. Ecco, portualità e trasporti sono un momento chiave del piano. Ci sono per esempio da Napoli allarmi che mancano figure adatte, questo un po' come in tutti i comuni. In tal senso si sta vedendo di dare una mano ai sindaci? Assolutamente, la mobilità sostenibile è un punto centrale del PNRR ma anche dell'operato del governo. Non servono solo le risorse, servono anche le professionalità, la formazione, quindi noi immaginiamo una grande alleanza da nord a sud con il mondo dell'università, della ricerca, dell'innovazione. Riteniamo che questa opportunità non vada sprecata, dobbiamo puntare molto sulla mobilità sostenibile. Devo dire che anche la scelta che con il ministro Giovannini abbiamo fatto di un comitato interministeriale per le politiche urbane va nella direzione di mettere al centro il tema della sostenibilità e la riscrittura delle nostre infrastrutture. Alice aiuta nel rapporto con il mondo dell'impresa? Alice aiuta e ha anche una pregevole attenzione al tema degli ITS, dell'istruzione tecnica superiore. In Parlamento è in discussione la riforma degli ITS, bene la collaborazione di Alice anche su questo punto.